Un altro aspetto in cui eccelle è lo smarcamento nell'ultimo terzo di campo, fa dei movimenti molto interessanti per sorprendere il proprio avversario. Perfetto, il tempismo qui alle spalle del difensore, anche in questo caso possiamo vedere come Thuram è posizionato nell'intervallo tra laterale e il centrale, riesca a farsi perdere di vista dal centrale per poter ricevere il pallone e trovarsi in situazione di uno contro uno con il portiere.